ciao raga, bentornati su Console Mania. Secondo appuntamento con questo nuovo contenitore qui su The Nerdgard Station, dove andremo a vedere tutti i vecchi giochi, quindi retro games, però non da sala giochi, ma bensì da console da casa, fissa o mobile che essa sia. Quindi, dopo aver visto nella prima puntata Sonic per Sega Mega Drive, oggi andremo a vedere un gioco per il Super Nintendo, chiamato anche Super Famicom. Questa in mio possesso è la versione europea, si nota perché è tondeggiante, vero? Mentre quella americana, statunitense, era squadrata. Ricordiamo che Super Nintendo è il sistema 16-bit di casa Nintendo. Il gioco con il quale voglio iniziare questo episodio, e finirlo perché sarà solo un gioco ovviamente, è Donkey Kong Country! Donkey Kong Country, il gorillone. Di cosa parliamo? È un videogioco per Super Nintendo, ovviamente, sviluppato da Tim Stamper della Rareware, conosciuta anche per il successo di Killer Instinct, e pubblicato dalla Nintendo nel 1994 e anche per Game Boy Advance nel 2003. È il primo episodio della serie omonima. Il gioco si compone di 7 mondi da esplorare, tutti situati sulla DKS Island. Attraverso svariati livelli si passa dalla giungla tropicale, ragazzi, questi americanismi, ad ambienti sottomarini, da miniere abbandonate a mirabolanti caverne ghiacciate. Insomma, va un po' dove gli pare sto gorilla, qui non le fa frega niente del caldo, del freddo, dell'acqua, dell'umido o del caldo. Il fine ultimo della missione è recuperare le banane rubate dal re K-Roll, King Roll, Kong Roll, Croco Roll, perché sembra sia un coccodrillo, capo dei Kremlings, una feroce banda di pirati coccodrilli, come avevo detto. In questa difficile missione è possibile utilizzare Donkey Kong, il nostro amicone gorillone, l'eroe della saga, oppure Diddy Kong, una piccola Bertuccia, giusto appunto. Il gioco non può considerarsi completo fino a quando nella schermata iniziale di selezione del blocco in cui si sta giocando, infatti quando noi inizieremo a giocare selezioneremo il blocco, quindi il punto in cui andremo a giocare, compare la scritta 101 affiancata da una stella. Per raggiungere tale numero occorre non solo completare il gioco, ma trovare tutti i passaggi segreti, bonus room, nascosti in ogni livello, come i bei giochi retro ci hanno insegnato, ci sono i posti segreti. In pratica, per dire che abbiamo finito per veramente quel livello, accanto al nome di quel livello sulla mappa principale apparirà un punto esclamativo. Tutto lì, la spiegazione è questa. I bonus sono fatti da banane, caschi di banane, possiamo anche avere degli amici tipo un rinoceronte da galoppare, ma direi di andare ad aprire la ROM e iniziare a giocare a Donkey Kong Country. Rareware e Nintendo presentano come non riconoscere questa musichetta inconfondibile, vecchietto che batte il piedino. Grande grafica, e qui il Super Nintendo viene spremuto veramente tantissimo. Notare il balletto. Donkey Kong Country, iniziamo a giocare, ragazzi. 1994, Nintendo. Ok. One player. Allora, siamo nella Donkey Kong Country, DK Country. Oh, come potete vedere, il nome del livello in cui siamo, Jungle Aging, non è seguito da punto esclamativo, perché non l'abbiamo ancora terminato, non abbiamo trovato tutti i bonus, cosa che noi faremo prontamente. Inizieremo a giocare avendo solo il nostro Donkey Kong. Abbiamo a disposizione salto, attacco e poi un terzo tasto che potremo azionare appena troviamo il nostro Diddy Kong. Eccolo qua.
Con l'altro tasto scegliamo chi usare. In certi punti ovviamente sarà utile utilizzare uno o l'altro nostro amico. E saltiamo allegramente in qua e là. Perfetto. E ci siamo fottuti perché non abbiamo potuto prendere il bonus. E va bene. Dopo aver preso un po' di confidenza con i comandi, direi di andare avanti. Per far fuori basta saltarli in testa, oppure abbiamo questo comando qui. Pam! Abbiamo vari potenziamenti. Quello è un checkpoint, ragazzi. Abbiamo vari potenziamenti che troveremo lungo la via. Tenendo premuto il tasto con il quale si fa l'attacco, ci portiamo a giro questi bei bidoncioni che possiamo usare come attacchi oppure difesa a questo momento, perché ci ha parato un bel colpo. Oh, bene. Queste statuette sinceramente non so cosa siano. E qua troviamo il nostro amico rinocerontone, con il quale possiamo incornare chiunque. E qui cosa abbiamo? Il nostro primo bonus stage. Tenendo premuto l'attacco andremo più veloci. Via, 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 via. Là! E abbiamo trovato pure una vita extra. Ma continuiamo ad andare. Kong, scrivendolo con tutte le letterine, altra vita extra. Quindi vite extra non finire. Oh, e qui abbiamo il secondo stage bonus. Questa è una specie di slot machine. Dobbiamo far uscire in tutte e tre i barili lo stesso elemento. Stai tranquillo. Essendo una sequenza, basta contare. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ed ecco fatto. Bravo, grazie, 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 grazie. Animazioni fantastiche, grazie, ma 16 bit. Vi rendete conto che queste animazioni non le troviamo neanche nei platform odierni? Aumentiamo la velocità. E come potete vedere, accanto alla scritta Jungle Hijinx c'è il punto esclamativo. Ciò vuol dire che abbiamo completato lo schema trovando tutti i passaggi segreti. Ma possiamo anche andare avanti e vedere cos'altro ci propone questo bel gioco. Siamo sempre nella giungla, ma stavolta abbiamo l'acquetta a darci noia. Ecco. Che succede? Appena ci toccano schiantiamo. È per quello che comunque sia i programmatori hanno ben pensato di mettere due personaggi a nostra disposizione. Questa dinamite ce la portiamo dietro e la usiamo giustamente. Ecco fatto. E siamo morti la prima volta. Vabbè, abbiamo 7 vite come i gatti. Essendo l'ultimo rimasto in vita, iniziamo con il nostro Diddy Kong. Quindi dobbiamo trovare un barile nel quale è nascosto Donkey. Viceversa, avessimo perso l'ultima vita utilizzando Donkey Kong, avremmo trovato Diddy. Ok, noi qui ora sappiamo come va. Se è chiuso l'armadillo, ci rimbalziamo così, lo apriamo e li facciamo Malox. Eccolo là, il nostro Kong. E direi di utilizzarlo subito. Perché? Perché così? Non c'è un perché. Non so perché. Sono fatti bene. Allora, io qui non so. Allora, il primo schema lo sapevo. Qui io non so minimamente dove siano i passaggi segreti, quindi ce li cerchiamo. Armadillo lo scansiamo. E qua schiantiamo. Perché? Perché non so giocare. Questo si era capito, giusto? Perché sono distratto, perché mentre parlo non riesco a giocare. Dai, velocizziamo l'azione su, per arrivare dove eravamo prima. Sì, vabbè. Ciao. Andiamo avanti così, senza tener conto di ciò che possiamo trovare.
Il barile l'abbiamo saltato perché tanto abbiamo tutti e due i nostri personaggi già qui belli e pronti. Ok. Ullala. Ce l'abbiamo fatta e vai. Dove cavolo sono quei passaggi segreti? Checkpoint. Tieniti. Vabbè, l'abbiamo fatti fuori lo stesso. Allora, qua non c'è niente. E qui nemmeno. Ah, scusami, mi garbava. Ehe! Yehehe! La colonna sonora è fantastica, si gioco. Ullala. Ok. E troviamo tutte le letterine per formare il nostro, la nostra parolina per avere la vita extra. Ok. E ci siamo fottuti l'amichetto. Ma non ce ne frega assolutamente. Ah, pensavo di avere un nuovo visto di spuntoni. Ok. Detto ciò, anche troppo lungo questo breve video. Donkey Kong Country. Mamma Nintendo, in quel periodo, ha sfornato delle perle clamorose. Sì, è altro che quelle ora della Nintendo Wii o 3DS, ragazzi. Non c'è paragone. Vi consiglio di scaricarvi la ROM e giocarvelo. Anche su dispositivi mobile si gioca veramente bene. Gran bel gioco. Sicuramente lo conoscerete tutti. Quindi, ricapitolandolo, se vi è piaciuto il video cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, iscrivetevi pure alla pagina Facebook, Google Plus, Twitter, link qua sotto nella descrizione, andate a vedere anche gli altri video, come sempre raga, stay tuned, ciao! Speriamo un po' più verso di una foca, però insomma dai, va bene così.